Ciao, oggi sono qui e vi parlerò di questo profumo meraviglioso, fantastico, incredibile che si chiama Flor Narcotique di Manila Grace. Ne ho la crema e il bagno schiuma. È stupendo, veramente un acquisto meraviglioso. Lo sto usando adesso in autunno e attira un sacco di complimenti. Mia mamma, mia sorella, gente con la quale lavoro, gente con cui lavoro, che mi dice: "Che buon profumo che hai!" Effettivamente è un profumo meraviglioso perché io stessa sto lì a sniffarmi di questo profumo. Durata dalle 6 alle 8 ore, anzi 8 ore, poi dipende, però secondo me dura veramente tantissimo. Dura veramente tantissimo. A volte addirittura me lo metto prima di andare a letto perché è talmente buono che sto lì. Ah, almeno dormo con un profumo stupendo, meraviglioso. Ah! Che cosa vi posso dire? Il prezzo ufficiale di questo profumo nel negozio di Manila Grace è di 39,90 euro. Se voi lo acquistate in altri posti, tipo Acqua e Sapone o la Douglas, lo potete trovare veramente a prezzi un attimino più convenienti perché lo mettono in offerta. Quindi vale la pena andare a fare il check dei prezzi in questi siti perché sicuramente lo trovate a prezzi un attimino un po' più convenienti. Ah, packaging, cioè guardate che packaging bellissimo. Io adoro le bottiglie dei profumi e la nota, come è dolce. Allora, la maggior parte dei profumi di Manila Grey sono dolci. Se voi vedete la versione classica, vi mettete la torta addosso e andate come una torta in giro. Invece con questo personalmente io preferisco assolutamente questo, ed è un talcato balsamico dolce, più o meno. Quello sono, diciamo, gli aromi che senti. Sulle note olfattive, io sempre consiglio andare a vedere i siti di Fragantica, perché Fragantica veramente è un sito stupendo che vi dà i consigli. Ho visto che ci sono tante ragazze che amano questo profumo e che l'hanno comprato o che hanno comprato comunque il classico di Manila Grace e lo stanno usando adesso in autunno, perché ho visto le altre ragazze YouTuber che lo fanno. Io non sono una YouTuber, io sono qui soltanto perché sono una opinionista e mi piace parlare su sta cosa dei profumi. E anche perché ho detto: "Ma sì, faccio una recensione più o meno di tutti i profumi che ho." E quindi perché no? E questo sicuramente è uno che consiglio vivamente di usare a tutte le donne del mondo. Anche se la verità si dovrebbe dire che, essendo dolce, talcato e balsamico, dovresti, se ti piace, cioè dovrebbe piacerti prima di comprarlo, cioè comprare qualsiasi profumo ad occhi chiusi non è sempre una buonissima idea. Però su questo qua, soltanto per sentirti addosso, che vai in giro, sei la sconosciuta che mi passa addosso con questo profumo, ti dico: compralo solamente perché io prima o poi sarò vicino a te e sentire questo profumo su tutti sarebbe fantastico. E cos'altro vi posso dire? Ci sono diverse versioni di questo profumo, piccola, grande, eccetera, e non vi parlerò più delle cose ovvie, tranne il fatto che vi chiedo cortesemente di andare a sentire questa fragranza e tenetela sulla pelle e vedete che dura una cifra e vedete il profumo che ha, perché per me è stupendo narcotico. Va bene, questo è tutto. Ciao, e questa è la mia recensione su il profumo di Flor Narcotique di Manila Grace. Ciao!